Saremo all'altezza? Riusciremo a raggiungere il cuore del paziente senza essere invadenti? Quando entriamo in una camera di ospedale per la seconda volta, viviamo una grande emozione e tanta incertezza. E adesso siamo qui. E allora cosa facciamo? Come coinvolgiamo il paziente? Quando entriamo in una camera di ospedale, non sai più dopo quante volte, viviamo una grande emozione e tanta incertezza. Ma saremo capaci di far sorridere i pazienti? Il sorriso a chi lo do, lo darò a tutti i bambini, sia grandi che ai piccini, lo darò agli uomini e alle donne, con le braghe e con le gonne, lo daremo a tutte le razze. Per... Il luogo comune pensare che far ridere i bambini sia semplice, ma quando un bimbo non sta bene, non è mica tanto facile, vuole solo tenere stretti mamma e papà. È luogo comune pensare che far ridere gli adulti sia difficile, ma sai, non è mica così vero. Anche quando non stanno bene, forse perché sono più fragili, ma è più facile aprire la porta del loro cuore. Una battuta, uno scherzo e sentiamo lì, profondo, proprio nel cuore, crescere un calore, un piacere, una sintonia meravigliosa. E allora sappiamo che abbiamo raggiunto lo scopo. La magia si avvera e gli angoli della porta si arrotolano in su. E dai, ce l'abbiamo fatta!